video cartopazzo. Queste sono praticamente come le Friction, ok? Però sono della marca del Carrefour. Il prezzo c'era scritto che venivano 12,90. Poi passate in cassa, sono venute 9,80 e verso settembre c'era anche il 20% di sconto ulteriore su tutta quanta la cartoleria, e metà settembre più che inizio settembre, e quindi niente, costavano veramente poco rispetto a quello che sono le fiction. Ne vengono 12, sono 12 colori. Punta correttore, presa comoda, la punta è una punta media, i colori sono il giallo, l'arancione, il rosso, fucsia, viola, azzurro, blu, è un blu, è un blu più scuro, tipo un navy, un turchese, verde, grigio e nero. Adesso ve le faccio vedere all'azione, in azione, come scrivono. Soprattutto c'è scritto qui dietro che non vanno usate sui documenti ufficiali e non bisogna esporle a temperature meno 10 e più 50 gradi. Comunque, insomma, spero che dentro una casa non arrivino mai queste temperature, perché se no le apro con voi. Così l'ho tenuta da parte per fare il video, così finalmente posso riciclare tutto e le metto nell'astuccio e via. Anche se vorrei riprendere in mano l'agenda, perché ho lasciato un po' tutto quanto da parte, perché con le bimbe siamo stati molto occupati. Allora, questo è il ventaglietto spacchettato e andiamo a vedere come scrivono. Sottofondo musicale gentilmente offerto da Ariadna, che sta lottando con cosa sta lottando? Con un pesciolino di plastica, se lo sta ciancicando tutto. È confortevole scrivere, non è una punta morbida, si sente la sferetta che gira. La C del ciao praticamente quasi nessuno la scrive, perché è proprio la primissimissimissima volta, come avete visto che le provo. Ecco, qui potete vedere, spero si veda meglio, nel blu che c'è la sferetta e lascia il segno, almeno in quel blu ha lasciato il segno la sferetta, la sfera, la sferetta. Anche in questo verde turchese lascia un po' il segno. Io piuttosto che un grigio avrei messo un bel marrone, perché ho provato delle penne marroni e è bellissimo scrivere con il marrone. Forse sono l'unica che lo fa, però ecco qui. E adesso l'ho fatto male il cuore. Senza tenere, ok, questa è come viene cancellata, che si vede comunque il solco, e poi ci riscrivo sopra. Che dire, prima impressione, i colori troppo scuri, tipo il nero
il blu, questo qui. Gli altri si vedono belli, pieni, e alla fine poi è pure carino il risultato che danno. E niente, ci vediamo al prossimo video che sarà più accurato, più dettagliato. In generale sarà un ritorno vero e proprio. E basta. Fatemi sapere se qualcuno di voi li ha viste al Carrefour lì in Italia, se ci sono, perché io appunto l'ho trovato qui in Spagna. Se le avete provate, che cosa ne pensate? Io, ecco, come prima impressione già ho detto, alcuni colori proprio no, altri li preferisco di gran lunga. E vedremo come va avanti, poi vi farò comunque una recensione dopo un bel po' di tempo di utilizzo. Vediamo anche quanto dura una penna, usandola magari tutti i giorni. Va bene, al prossimo video e ciao!